Carmelo Zafora, Le confessioni di Abu Rafia, edizioni Vertigo 2013. Carmelo Zafora, Le confessioni di Abu Rafia, edizioni Vertigo del 2013. Carmelo Zafora, scrittore, poeta e pittore, è nato a Gangi, Palermo, nel 1959. Vive e lavora a Catania, è medico psichiatra e dirige un dipartimento di salute mentale. Le confessioni di Abu Rafia, il romanzo della vita di un grande pensatore ebraico, che era un cabalista, è una testimonianza, questo libro, della presenza e dell'influenza ebraica in Sicilia. Il castello Ursino di Catania, come dice Zafora, conserva ancora oggi molte iscrizioni ebraiche che testimoniano la presenza degli ebrei a Catania. Dalla Sicilia viene anche l'ebreo Michelangelo Florio, il cui figlio John è l'autore dei drammi di Shakespeare. Come dire, è proprio lui Shakespeare. Nel romanzo Avraham Abu Rafia parla in prima persona al tramonto della sua vita. Chi è Avraham ben Samuel Abu Rafia? È stato uno studioso di filosofia e di misticismo di origini e culture ebraiche. Nato a Saragozza nel 1240, si trasferì ben presto con la famiglia in Navarra, nella cittadina di Tudela. Qui fu introdotto allo studio della Torah e del Talmud. A 18 anni, dopo la morte del padre, iniziò una vita errabonda che lo portò a girare di luogo in luogo, acclamato da seguaci disposti a seguirlo come un nuovo messia, e osteggiato da cristiani che lo vedevano come un eretico da perseguitare. La missione dichiarata di Abu Rafia era quella di togliere i veli alla conoscenza e di aprire gli occhi a quanti si ostinavano a tenerli chiusi nelle tenebre dell'ignoranza. Grazie al disvelamento dei misteri della Kabbalah e dei testi sacri. Nessuno come lui, Avraham ben Shemuel Abu Rafia, in un'epoca oscura e controversa, 1240-1291, seppe impersonare al meglio il rinnovamento di un sentire cosmico e umano, erudito e popolare, teso al divino e alla speculazione filosofica e indiscutibilmente legata alla tradizione, alla memoria, alla Torah e alle sue infinite scoperte. Di fatto, uno dei suoi libri più belli, I sette sentieri della Torah, ammette che la Torah è un sogno che chiede insistentemente di essere interpretato. Potremmo trovare qui una delle radici midrashiche della psicanalisi. Errabondo, loquace, sognatore, carismatico, visionario all'eccesso, seppe imprimere alla sua filosofia e alla sua concezione del mondo una perennità che, seppur invisa nel tempo della sua vita terrena, ha dimostrato di essere per sempre e di avere la capacità di riemergere dall'oblio dei secoli con la sua straordinaria modernità. Meditazione, digiuno, musica, respiro, combinazioni del sacro alfabeto, leggendo Maimonide, Nachmanide, Aristotele, Ibn Arabi, Plotino, ne hanno fatto una figura di eccellenza e di rinnovamento,
di rottura degli schemi, gli schemi correnti, fino all'autoproclamazione di essere il Messia, attenzione, ovvero il figlio di Dio, e all'eroica impresa del tentativo di convertire il Papa stesso di Roma, Niccolò III Orsini, che lo condannò al rogo per blasfemia. Questo è Abulafia, instancabile profeta e svelatore di enigmi, assertore di una verità unica, conoscitore di un creatore che per molti è solo paura e formalità, obbedienza e supina ripetizione, cieca teoria di misteri e oscura perpetuazione di pensieri. Abulafia, quando sbarcò a Capua, iniziato da Hillel, è probabile che Hillel altri non fosse che il celebre Rabbi Samuel ben Eliezer, meglio noto come Hillel di Verona. Ebbene, lesse con passione Maimonide, ma benché lo stimasse sopra ogni altro studioso e ne citasse spesso dei brani, il giovane non fu soddisfatto della scienza di Maimonide. Per la verità, la sua sete di conoscenza sembra non placarsi nella lettura di alcun filosofo, di nessuno di quelli conosciuti. Secondo Scholem, fu un convinto sostenitore di Maimonide, la cui dottrina filosofica non riteneva in contrasto con la mistica, e che questa stessa derivasse dalle premesse della Guida dei Perplessi, di cui scrisse addirittura due commenti. È il caso di rammentare che per Maimonide la Cabala è piuttosto un'agnosi, una deviazione. In effetti cercò di trovare Abulafia quel nesso logico tra le proprie posizioni e quelle di Maimonide. Dopo il suo ritorno in Spagna all'età di 31 anni ebbe le prime esperienze mistiche. A Barcellona si immerse nello studio del Sefer Yetzirah, il libro della formazione, e dei suoi numerosi commentari. Lo studio del Yetzirah e degli scritti e del mistico tedesco Eleazar di Worms esercitarono su di lui una profonda influenza. Le lettere della scrittura, intendiamo le sacre scritture, e i loro valori numerici, con le loro combinazioni e permutazioni, divennero per lui segni di altri segni, e tutti i segni erano complementari e si spiegavano l'un l'altro. Di tutti i segni del creato, quello eccesso erano le quattro lettere del nome di Dio, il tetragrammaton. Il tetragramma andava oltre l'uomo, perché non si poteva pronunciare, si poteva solo meditare, analizzare le lettere, ricombinarle, studiarne le corrispondenze e, attraverso di esso, risalire l'albero delle Sefirot, che è anche quello del libro dello splendore, il Sefer Zohar. Abulafia, che trascorre in Sicilia gli ultimi 10 anni della sua vita e scrisse nell'isola i libri più importanti delle sue visioni, riaffiora in questo libro di Zafora, a lui interamente dedicato come tributo ad una attualità duratura e immortale. Abulafia in Sicilia si manifestò alle comunità ebraiche come Messia, che non va letto come un'impostura, ma come un'intima percezione. Chi non è figlio di Dio?
Ebbene, lo scandalo suscitato da questa affermazione costrinse il filosofo a fuggire ancora. Nell'isola maltese di Comino compose il Sefer Ha'ot, libro del segno, tra il 1285 e il 1288. Nel 1291 scrisse la sua opera più difficile, gli Imre Sefer, parole di bellezza. Dopo questa data si perde ogni traccia di lui. Enorme la produzione di Abulafia, in gran parte perduta. Replay allora. Nel 1291 scrisse la sua opera più difficile, gli Imre Sefer, parole di bellezza. Dopo questa data si perde ogni traccia di lui. Enorme la produzione di Abulafia, in gran parte perduta, soprattutto gli scritti messianici, considerati eretici dall'ortodossia ebraica. Tuttavia oggi, nell'ebraismo ortodosso, Abulafia non è considerato eretico, anzi, lo studio dei suoi scritti è consigliato solo con una guida sapiente, o ai sapienti stessi, proprio per la sua importanza e la profondità del suo approccio ebraico-cabalista. Occorre menzionare che oggi la corrente del pensiero ebraico che verte intorno alla Kabbalah è molto più importante di quello che verte intorno al filone non cabalistico che è quello che fa riferimento alle opere di Maimonide. Restano soprattutto i manuali mistici, vere e proprie guide alla profezia e all'estasi, Libro della Verità Eterna, Luce dell'Intelletto del 1285, Bei Detti, Tesoro dell'Eden Nascosto, Libro del Desiderio, Libro della Vocalizzazione o della Musica, eccetera. Abulafia si muove nell'ambito della Kabbalah teosofica, soprattutto attenta a definire la natura delle Sefirot, le 10 potenze creative emanate da Dio. Emanazioni, tra l'altro, che pongono lo stesso problema posto dall'incarnazione del Figlio. E così la Shekinah, la presenza di Dio in terra. Nel libro di Carmelo Zafora si narra la meravigliosa storia di un uomo illuminato, disposto a difendere le proprie convinzioni anche a costo della vita, pronto a un dialogo interreligioso che ancora oggi, a distanza di quasi 1000 anni, sembra una chimera. Le Confessioni di Abulafia è il primo romanzo al mondo che affronta, sotto forma di autobiografia, la travagliata esistenza del filosofo di Tudela, al quale suo padre ha insegnato di non fermarsi mai all'apparenza delle cose. La sua Kabbalah la chiamerà mistica perché la gematria, ovvero l'arte di tradurre le lettere in numeri e poi combinarli e ritradurli in altre lettere, non può che essere ispirata da Hashem, il nome innominabile. L'altro modo, non mistico, è il Midrash, un metodo interpretativo delle Sacre Scritture, con le sue interessanti, molto interessanti, regole di lettura. Pare che alcune siano trapassate, diciamo, nell'invenzione della psicanalisi anche, in una sorta di versione laica del Midrash. Midrash che a sua volta va al di là del senso letterale e approda a significanti nuovi. La bellezza del libro è quasi inenarrabile, tanto la ricostruzione storica è meticolosa, ricostruzione che tra l'altro attinge
a libri che si trovano poi nella bibliografia. E così anche l'adolescenza, quel padre a Tudela, un incontro a Capua con Hillel da Verona, che gli insegnerà la Cabala, oltre a introdurlo ancor più alla lettura di Maimonide. C'è persino la perla del consiglio di Hillel, che gli dice che per leggere la guida dei perplessi di Maimonide occorre leggere Aristotele. Questione anche del relativo ellenismo di Maimonide, questione sulla quale non abbiamo trovato libri. E un'altra perla sono i libri della biblioteca di Hillel. Ci sono inoltre gli altri personaggi della storia e per ciascuno ci sono le parole che contano, l'essenzialità di ciascun caso, quasi dei casi clinici, lungo la piega della parola. Il libro, Le Confessioni di Abulafia, passa indenne anche dalla narrazione degli episodi visionari, che sono sempre di difficile scrittura in un romanzo che non è un romanzo di fantascienza. La scrittura di Carmelo Zafora rimane semplice, direi più sul solco di Maimonide che su quello della simbologia della Cabala. Non che non sia impraticabile letterariamente il simbolismo della Cabala, tutt'altro, che ne so, come nel Golem di Meyrink, ma pone la testimonianza di una vita su un piano irreale che facilmente può essere. Escluso dalla lettura per via del razionalismo del discorso occidentale corrente. Ovviamente non c'è modo di riassumere in breve un romanzo così denso e ricco di storia, una storia meno nota agli italiani, quella della comunità ebraica in Italia. E non ci resta che augurare buona lettura a chi ha trovato qualche spunto di interesse nel poco che abbiamo detto.